Io sono Padovese di Porto Guaro. Io mi rilascio all'intervento fatto da Longo. Anch'io ho incontrato la Sigeco, ho parlato e mi hanno riconfermato pari pari quello che appena ha confermato Longo, che tutto il percorso iniziale, preso tutto dall'alta comunicazione della Sigeco e tutta la documentazione dell'amministrazione comunale, ha detto esattamente quello che ha confermato Longo, è stato fatto un percorso pari pari e condiviso con l'amministrazione. Io aggiungo in più quello che appena detto Longo adesso, ma se l'amministrazione fosse stata fin dall'inizio così oppositrice a questo inserimento delle centrali biomasse, biogas e quant'altro, ma perché fin dall'inizio non ha fatto opposizione? Ma perché fin dall'inizio non si è posto nei confronti del General Docs, della Sigeco, dicendo guardate che da noi non troverete mai terreno fertile per insediarsi nel comune di Porto Guaro, anzi non aspettate nessun tipo di nulla osso se non perché obbligati per legge. Io invece ho visto dalla documentazione che sono in possesso pari pari con la di Longo che l'amministrazione non solo non ha mai dato parere negativo, ha dato in nulla osta, addirittura è l'amministrazione comunale, se volete leggo, ha anche recepito la variazione dell'insediamento della centrale Sigeco anziché a Mazzolata perché è zona tipicamente di Vinidocchio, e nella zona che voi avete riconosciuto come zona idonea, più o meno nell'attuale situazione che sta adesso. Quindi quello che voglio dire adesso, ma perché perdere tempo a organizzare, far dispendere anche l'energia e anche da parte di qualcuno di soldi, quando fin dall'inizio l'amministrazione si poteva opporre a qualsiasi insediamento, pari pari se poi c'era un organo superiore che imponeva, benissimo, l'amministrazione e il sindaco avrebbero potuto dire di fronte alla collettività, guardate che noi, e lo state verificando anche voi, siamo costretti ad autorizzare l'insediamento di queste centrali di massa perché siamo costretti, e non fare tutta la documentazione, tutto il percorso amministrativo per poi ritrovarci dopo 4 anni da tutti in nulla osta regionali, provinciali e comunali a dire noi siamo contrari. Cosa andiamo a fare adesso a picchettare quando ormai, come qualcuno ha detto, i buoni sono già scappati? Adesso è troppo facile fare i picchettamenti o davanti alla gente, tanto sappiamo benissimo che sono un perdito di tempo perché le faranno lo stesso. Quindi quella che a me fa specie politicamente queste cose non mi permette di dire che è stata gestita in malafede, però certamente non è stato fatto nulla, mi sembra quasi che i cittadini vengano presi in giro. Aggiungo anche di più, esiste una conferenza di sindaci di cui il sindaco qua presente è stato presidente fino a qualche anno fa. Dov'era una conferenza di sindaci? Ma dove sono quei tutori della salute pubblica dei cittadini quando c'erano tutte queste centrali che ha detto l'assessore Simonelli? Cioè a me pare veramente strano che l'amministrazione adesso cada dalle nuvole dicendo sembra quasi che queste 3-4 centrali comuni in Porto Guaro cadono da Marte che noi non sapevamo nulla. No, l'amministrazione li ha condivisi fin dall'inizio, ora si è reso conto che la salute dei cittadini è in pericolo e adesso cominciamo a fare queste iniziative pubbliche. A me pare tardi, ma veramente molto tardi, e soprattutto non si può scaricare la responsabilità tutta sulla regione, perché ripeto, vorrei che qualcuno mi correggesse perché io non c'ero un anno fa circa, quando è venuto Montanari a Porto Guaro, Montanari a Porto Guaro ha detto a Russo che se un'amministrazione fin dall'inizio si oppone nel proprio territorio all'insediamento di una qualsiasi centrale, difficilmente la proprietà insiste nel venire, perché sa che l'amministrazione ha non uno ma molte possibilità di ostacolare per il percorso. Quindi se un'amministrazione fin dall'inizio si oppone, è difficile che questi insistano nel territorio. Quindi se a Porto Guaro ne abbiamo 3, pare che non solo l'amministrazione non si è mai opposta, abbia agevolato, salvo adesso rendersi conto che la salute dei cittadini è messa in serio pericolo. A me sinceramente pare tardi, tardivo, fuorviante, e le responsabilità inutili che non accettare la regione o provincia. Cerchiamo di vedere in questa stanza, facciamo un po' di autocritica, come ha detto l'uomo poc'anzi.